Ethan, se trovi il video, so che non puoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Ma ci tengo a dirti che quella non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che devi sapere. Eccoti qui. Ci hai fatto proprio preoccupare, signorina. Non posso lasciare che mi catturi di nuovo. Vieni qui, mammina. Sono stanca. Sei stanca e stufa delle tue stronzate, ragazza. Devo nascondermi. Devo nascondermi. Perché mi stai facendo soffrire così? Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Offrirti del cibo? E un tetto? Proprio a capirti. Proprio per niente. Questo è un dono. Questa casa ha visto più di quanto tu possa immaginare. E lo so. Non riesci a capire. O forse non te ne importa assolutamente. So che tu e Zoe state confabulando. So che complottate. Pensate non sappia cosa volete fare con quel ragazzo? Ti darò in pasto ai miei piccoli e fertilizzerò il giardino con ciò che resta. Ti offriamo ospitalità. Ti offriamo i nostri cuori. E tu invece cosa fai?
ti adora. Vuole che diventiamo una famiglia, dannazione. Tu! Tutto ciò che devi fare è accettare il suo cazzo di dono! Huh? Ti amiamo! Perché non lo vuoi capire? Unisciti a noi! Questo posto è l'incarnazione del suo dono, ma tu sei troppo stupida per capirlo! Credi che la piccola Ivy possa sopportare queste stronzate per sempre? Ne ho abbastanza di questi stupidi giochetti, mi hai sentito? Mi hai sentito? E tu dove credi di andare? Che ti hanno fatto, Mia?
È impressionante, non credi? È molto meglio che morire. La mia piccola ci ha offerto un dono. Uno che è sempre qui con me. Come vedi, la famiglia è sola. In parole povere, vuol dire che sei fottuto. Sentirai solamente un pizzicotto. Ora ti schiaccio come un insetto. Spero che Margherita non l'abbia sentito. Dove diavolo credevi di andare, figliolo? Prendervi per il culo. Chi l'ha costruita?
Ma che